serio, molto impegnativo dal punto di vista del tempo da dedicare, con degli insegnanti bravissimi. A questo corso, al primo anno di questo corso, si iscrisse un gruppetto di persone molto diverse, sia come età che come provenienza che come preparazione, ma tutte si trovarono unite dal fatto che era troppo divertente, troppo interessante, troppo appassionante per smettere. Nel 92 decidemmo di mettere in scena uno spettacolo grazie alla regia di Davide Benedetti, che faceva parte del gruppo dei corsisti, grazie anche all'aiuto di alcuni amici che corsisti non erano, alcuni amici che invece il corso poi non l'hanno mai più fatto, o perché hanno continuato a recitare in altre compagnie amatoriali come quella di Sarocco, o perché invece di recitare si occupavano di altre parti, quelle tecniche, come per esempio il nostro Magon, Jerry Magon, che è qua in sala stasera. E in questi 25 anni sono stati messi in scena 30 testi. Alcuni molto noti, come per esempio Spirito Allegro, che è anche in programmazione quest'anno nella stagione teatrale del Teatro Sociale. Altri sconosciuti ai più, come per esempio Tom Cluster della Oz, però non per questo meno interessanti. Alcuni li abbiamo tratti da dei romanzi, come il duo di Lauren Franklin, che era liberamente tratto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Ma oltre a questa attività messa in scena, nella quale tantissimi amici in questi anni hanno accompagnato per un pezzo la vita di gente assurda, poi magari qualcuno si è trasferito, qualcuno ha cambiato hobby, oppure si è dedicato ad altre cose, o qualcuno anche ha scelto di fare della recitazione una professione, come Astra Lance, Francesca Micheli e Diana Manetti. Ma oltre a portare in scena spettacoli teatrali, che è sempre stato lo scopo principale di Gente Assurda, tantissime altre esperienze di teatro, e poi qualche laboratorio l'abbiamo anche ottenuto anche noi. Quando abbiamo avuto la possibilità economica e anche organizzativa, abbiamo cercato di approfondire con dei corsi, con dei professionisti molto validi. Buona. Piccolissima, molto local, insieme a dei sentimenti che sono assolutamente universali, che sono global e che sono in questo caso collocati in un tempo storico passato non ben definito, ma che potrebbero essere collocati facilmente in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo. Sentimenti come l'amore, come l'invidia, come l'odio. Bastavano le fiabe, i lavori a teatro. Dall'anno scorso abbiamo iniziato anche a occuparci di cinema. Quest'anno c'è una new entry, un giovanissimo regista che ci invitiamo a salire, che è Alessio Castellanelli. Conosciuta, in rappresentanza di tutti. Allora, prima di tutto magari passerei la parola ad Alessio, appunto il giovane della compagnia. Buonasera a tutti, sono Alessio Castellanelli e frequento l'Istituto Tecnico Agrario di Sondrio, faccio parte della compagnia Si fa per ridere di Pianzone e da qualche anno ho iniziato a filmare per la mia compagnia. E dall'anno scorso ho iniziato a filmare anche per altre compagnie e ho collaborato col laboratorio teatrale del liceo scientifico di Sondrio Donegani. Pochi mesi fa mi è arrivata la richiesta di Moiser di partecipare per la creazione di questo cortometraggio che avete appena visto e ho accettato ben volentieri, infatti lo ringrazio molto. Grazie.
E niente, questo cortometraggio l'abbiamo realizzato in poco tempo, però sono molto soddisfatto del risultato. E niente. Quindi sì. Bravo. Invece due come attore, appunto, Jan Bureš, che viene dalla Repubblica Ceca, non direttamente, è in Italia da insomma, un po' di tempo, capisce bene l'italiano, che però non riesce ancora a parlare, però riesce a capire, insomma. Nel film è stato doppiato Onzak Tecek, che ringraziamo per aver collaborato. E niente, com'è stata la prima esperienza con gente assurda che magari nella Repubblica Ceca non conoscevi, però insomma qua in Italia è una realtà nota. Tak já bych chtěl všem především poděkovat za tuto nádhernou příležitost. Pro mě to byla zkušenost opravdu krásná, nádherná a hlavně nová. Já jsem v životě nedělal film, já jsem přesně dělal divadlo, takže jsem měl scénu, publiko, diváky, všechno. Ale bohužel film nikdy a naštěstí jsem mohl poznat člověka jako Gianluca Mosera a všechny tyhle skvělý lidi. A mohl jsem si má natočit tady ten krátký film Familia Ideale, správně. Chtěl bych taky poděkovat svojí manželce, Patricia Zuki, která se mnou má trpělivost a tak. Komu, každopádně super všechno. Tak jsou parole bene, quelle che ha detto. Quindi ci sarà in seguito, continuerai a collaborare con gente assurda, come ce l'auguriamo ovviamente. Já bych rád, musím zapracovat na italštině, protože ještě úplně nejsem, mám takový ten akcent jako z toho jako východu, jako trošku ruský, jako už jsem se naučil, jo, Jan, manžáre, ok, doufám, že do budoucna, že já jsou a Jan, bene. Quindi siamo tranquilli, quindi le parole ci rassicurano, insomma. Questo in realtà è il primo episodio, insomma, la prima puntata di un'iniziativa che lanciamo a voi e che vi chiediamo di aiutarci a fare conoscere. Cioè, chiediamo a chiunque lo voglia di scrivere una sceneggiatura con determinate caratteristiche e di mandarcela. Potete consultare il nostro sito che è www.gentassurda.it. Il regolamento, fra l'altro, è disponibile anche all'uscita. Sono poche, insomma, le clausole, però insomma, ci sono dei requisiti. E noi ci impegniamo a realizzare le migliori sceneggiature e ricavare dei corti di questo genere. Ci sono appunto delle caratteristiche. Noi abbiamo intitolato questa iniziativa Dietro lo specchio, perché come in uno specchio la realtà, in questo primo episodio, è rovesciata. Quindi quello che sembra non è e quello che non sembra è. Ecco, vorremmo che questo fosse un po' il filo rosso della nostra iniziativa. Quindi, qualsiasi genere, dal thriller alla sentimentale, magari western no, però per poterlo poi realizzare. Se è sulla Prima Guerra Mondiale, in questo momento abbiamo costumi. Disponiamo di costumi, quindi possiamo realizzare qualche cosa sulla Prima Guerra. Però ecco, deve essere qualcosa chiaramente di fattibile. Mandateci le vostre proposte, una commissione che fondamentalmente è composta da noi, da Anna Galimberti, Valentina Galimberti, Gian Maria Rizzali, che questa sera non sono potuti venire, e da Maurizio Cosmeroli, che è appunto il nostro regista storico per il momento. E noi appunto ci riuniremo, valuteremo, leggeremo volentieri le vostre proposte e quelle migliori, ma nel senso più anche realizzabili, saranno i prossimi video che verranno proposti anche su YouTube a partire da questo e poi vorremmo alla fine fare una serata, magari proprio qui in questo spazio splendido, per presentare tutti i filmati prodotti. Avete tempo comunque ancora qualche mese per mandarci. Regole almeno essenziali di questo concorso, chiamiamolo così. Allora ci sono poche, però sono abbastanza importanti, nel senso che ci saranno massimo 6 persone, perché noi siamo proprio tanti. Il tempo massimo dovrebbe durare più o meno 15 minuti
E poi, come ha detto già Gianluca, dovrebbe essere una cosa che all'inizio sembra una cosa e alla fine sembra una cosa completamente diversa, giusto? Poi comunque, se volete, fuori sulla scrivania ci sono le regole, quindi potete leggerle tutte bene, però principalmente sono queste qui. Continuiamo a proporre, no, insomma, una serata di gente assurda con anche chi ha visto proprio nascere gente assurda, e quindi proponiamo un po' tutto. Abbiamo proposto all'inizio il passato di gente assurda, nel senso una carrellata di immagini dei nostri spettacoli, il presente è qua, e il futuro. Il futuro, oltre ai corti che realizzeremo anche grazie a voi, è Soldatini di Ghiaccio, che è il film ambientato nel periodo della Prima Guerra Mondiale, in Valtellina, di cui vediamo proprio due minuti di trailer. Ci ha aiutati questa sera, c'è ancora un annuncio per finire. Dallo, tu che hai parlato bene prima. Il primo aprile vogliamo invitare tutti alle ore 16.57. Alle ore 16.57, il primo aprile, siete tutti invitati per cosa? Pesce. No, non è un pesce. C'è il lungo pranzo di Natale. E c'è qualcuno, chi è il regista? Ian Bures. Quindi tutti qua, non è un pesce da aprire, non è un pesce da aprire, pesce da aprire. No, è proprio vero. Meglio arrivare alle 16.30, perché gli italiani arrivano sempre in ritardo. Vabbè. Grazie a tutti, ai prossimi film. Buona serata.